A 6 giornate dalla fine la sorte del Pescara non è ancora definitivamente segnata. Dopo la sosta per le nazionali è tornata in campo una squadra diversa, più consapevole delle sue possibilità e di conseguenza più coraggiosa. Non è chiaro se sia scattato qualcosa nel gruppo o se è il lavoro di Grassadonia che comincia a dare i suoi frutti nel corso del tempo. Probabilmente entrambi questi fattori hanno una incidenza, ma col Pisa si è visto un Delfino che ha creato e segnato tanto, che ha giocato con continuità sapendo interpretare le varie fasi del match. Col Monza la squadra è scesa in campo senza alcun timore reverenziale verso una compagine costruita per la promozione in Serie A e che aveva l'obbligo dei 3 punti. Anche in questo caso il Pescara ha avuto le sue occasioni, avrebbe potuto perdere ma anche portare a casa l'intera posta. Il Grossoneo, come anche con il Pisa, la fragilità sulle palle inattive. Il gol del toscano Marconi è stato ininfluente. Allo U-Power Stadium quello di Frattesi ha mandato sotto il Delfino, che poteva crollare sulla zampata di Armellino. Serve malizia e va trovata subito, così ha commentato nel dopogara il tecnico Grassadonia nel sottolineare le mancanze del Pescara sui calci d'angolo. Per ora non è bastato cambiare e difendere a uomo sulle palle inattive, c'è ancora da migliorare, ma per il resto lo stesso Grassadonia sa che la strada che sta percorrendo il Pescara è quella giusta. Se il pareggio contro una big del campionato non è pienamente appagante, è solo perché la classifica resta brutta. I biancazzurri continuano a lavorare nel ritiro lombardo in vista del match di sabato col Brescia. Al Rigamonti il Pescara sfiderà una squadra in grandi condizioni, risollevata dalla cura di Pep Clotet, l'allenatore catalano arrivato ai primi di febbraio per sostituire Davide Dionigi. In particolare nelle ultime 7 partite sono 16 punti conquistati, che potevano essere 18 se la vittoria non fosse sfuggita al 96esimo con la Reggiana, una marcia che ha portato le rondinelle alle porte della zona playoff. Sarà dunque un Brescia motivato, quello che cercherà i 3 punti sabato, magari con la carica di alcuni ex come Ragusa, Martella e Bjarnason. Incerta la presenza di Donnarumma, il forte attaccante, ex virtuale della partita, ha avuto vari contrattempi e ha saltato le 2 gare post sosta, anche se da ieri è in gruppo e potrebbe andare almeno in panchina. Sul fronte Pescara Grassadonia dovrebbe proseguire con il 4-3, nel quale stanno ritrovando una dimensione apprezzabile 2 calciatori a loro modo deludenti, Christian Capone e Frederik Sørensen. L'esterno di proprietà dell'Atalanta, dopo una stagione a dir poco in sordina, ha finalmente riproposto guizzi di quel talento che in tanti gli riconoscono, ma che spesso resta nascosto da una eccessiva indolenza. Il difensore danese ha esibito 2 prove degne del suo trascorso da calciatore che ha calcato campi di Serie A e Bundesliga. Non ci saranno Balzano e Memusciai, difficile la presenza di Drudi e Bocchetti, mentre ci sono speranze per Grassadonia di riavere disponibili Tabanelli e Rigoni, forze fresche per il centrocampo. Ma ciò che tiene più in ansia il tecnico biancazzurro è la condizione di Galano. La distorsione riportata a Monza ne mette a forte rischio la presenza e allora si candida Vokic dal primo minuto dopo la discreta prova in Brianza. Fare risultato è importante tanto quanto il fatto che le dirette rivali non facciano punti, con l'Ascoli che riceve il Monza, il Cosenza impegnato a Venezia e la Reggiana ancora in casa con la capolista Empoli. Poi sarà il momento di giocare il tutto per tutto, 3 scontri diretti in 7 giorni, Entella, Cosenza e Reggiana. Calendarizzate le prime 2 gare ufficialmente, Pescara-Virtus Entella sabato 17 aprile ore 14, Cosenza-Pescara martedì 20 ore 19.